di questa mattina. Allora, buongiorno, ben ritrovati e ben svegliati. È una Como ancora al buio, quella che si sta risvegliando lentamente. Sentite i rumori di fondo, sono i rumori del cantiere delle paratie, il Monte Croce e tutto il resto della città ancora avvolto nel buio, come abbiamo visto anche ieri assieme alla Sciurra Ornella. A quest'ora è ancora buio perché le giornate si sono accorciate sempre, sempre di più, e quindi eccoci qua al risveglio, al buio praticamente. Saluti ancora a voi amici, un saluto a Dario che ci scrive dalla Germania, un saluto anche a Giuliano, buongiorno, vedo che tutti si stanno già collegando e sintonizzando con noi, bene, ci fa piacere, buon martedì in nostra compagnia, oggi è il 25 di ottobre, siamo in pieno clima autunnale, è Luisa, buongiorno, bello, Luisa? Ciao anche a Saverio, a Cristina che ci scrive anche lei, buongiorno cara Cristina, sì beh è vero, è una bella cartolina ragazzi questa qua che oggi abbiamo qui davanti a noi, davanti ai nostri occhi, davanti ai vostri occhi per il risveglio. Siamo a proposito, ecco dove siamo, siamo nella zona di Via Prudenziana, la strada che porta su in salita fino a poi anche a salire a Brunate, questo è il risveglio di quest'oggi. Franco e Sandra, Clara, buongiorno, Cinzia, anche a te, saluti a Rita, a Cristina, a Luisa, Gianna, sono i nostri amici che ci sono sempre, che non mancano mai, anche a Silvana, la nostra amica di Albate, buongiorno, buongiorno. Sentite, ci sono anche gli uccellini in sottofondo che cantano, che ci fanno un po' compagnia. Buongiorno ancora, allora, ecco, lo spettacolo ve lo faccio vedere meglio, visto che sono le macchine, adesso si sono spostate, così lo posso far vedere meglio. È veramente bello. Orazio, buongiorno anche a te. Che bello, un risveglio romantico, dice Marilena. Buongiorno ancora anche a Silvana, Emanuela, buongiorno, che meraviglia però, lo so, bello. Cosimo, Angela, buongiorno a voi, a Cinzia e anche a Cosimo. Angela, buongiorno, cosa ha scritto Cosimo? Aspetta che mi... Lucia, buongiorno, mi è sfuggito. Sergio, buongiorno anche a te. Orca miseria, sempre più buio, Almati. Eh sì, è vero, è sempre più buio, guarda che roba. Buongiorno anche Emanuela, Erineia ci saluta anche lei, ci fa piacere. Fulvia, buongiorno, Seregno da Seregno. Maria Cristina, Samantha, buongiorno. A Roberto, buongiorno anche a te. Diretta da paura. Non è ancora Halloween, poi vedrai lunedì quando ci sarà Halloween, lunedì ci sono, Roby, lo dico, lunedì ci sono spettacoli veramente straordinari. Seguiteci il giorno di Halloween perché ci sono degli amici che hanno già organizzato un risveglio da paura, credeteci sicuramente. Comunque è una splendida cartolina quella che oggi facciamo, guardate, questa mattina qui dalla Via Prudenziana sopra Como, è uno spettacolo, Mino, perché le luci, poi è vero che è buio, però dall'alto con queste luci. Dove sei di preciso, Cosimo? Sono in Via Prudenziana, che posso dirti? Questa è la Via Prudenziana, la strada che sale da sopra Via Rezzonico, per dirti. Ecco, questa, ripeto, la Via Prudenziana, e da qui poi si sale e si va fino su, anche a Brunate, si può salire a piedi, c'è una carrozzabile che sale fino a Brunate. Ecco, se si cambia l'ora, ci chiede Sandra, sai che non ho certezza se si cambia l'ora. Se non si cambia l'ora, rimarremo al buio così per ancora diversi mesi a quest'ora. Buongiorno Pietro da Piazza San Fedele, un saluto anche a te, buongiorno a Dora, buongiorno anche a Cinzia, ah si cambia l'ora, ok, a Lorenza, buongiorno al buio perché è un buongiorno così quello di quest'oggi, Ennio e Dora, poi c'è anche Anna Maria, buongiorno, se si cambia l'ora, però comunque se ce lo confermi Cinzia, va bene, e allora cambieremo l'ora. Ciao ancora a Simona. A Ornella, buongiorno, cara Ornella, Silvia, bene Silvia, ben ritrovata. Non so perché devo inviare la richiesta per vedere la diretta. Sai che questo non lo so, sì, ma no, ma di solito, vabbè, se non ce l'hai inviata devi farlo, sì, quello sicuramente. All'amico Rudy, a Francesca, buongiorno a Giuseppe, anche ad Alida, buongiorno, buongiorno Marinella, Sara, anche a te, tanti saluti da una Como ancora al buio, come vedete, un risveglio splendido però, davvero, con tutte le luci che comunque ci fanno un po' da contorno, perché poi mi dicono che c'è una taratura particolare, soprattutto in alcune zone dove alle 7:30 circa si spengono, per esempio ho visto prima anche alcune zone della città dove le luci proprio si spegnevano quasi in contemporanea. Corrado, bonjour, buongiorno anche a te, un saluto anche a Mari.
A Pietro si cambia l'ora e si accendono i caloriferi. Sì, i caloriferi si accendono dal 29 anche a Como, ma anche a Erba in questa settimana si accendono. Insomma, un saluto a Marinella ancora e poi a Virna, che ci saluta anche a lei. A Mari l'abbiamo già salutata. Corrado e la sua mamma e Leonora, è uno spettacolo vero, davvero quello di questa mattina. Sono contento di aver trovato il posto giusto per farvi vedere lo spettacolo di Como con le sue luci al risveglio in questa mattinata. Ciao da Domaso Luciano, bello, bellissimo Domaso, e un saluto agli amici dell'Alto Lago che abbiamo visto quest'estate con grandissimo piacere. Guarda che spettacolo davvero, un saluto anche a Malvina, buongiorno, questa è la diga foranea e la zona di Villa Olmo, la vedete là, la zona dello stadio, un saluto anche a Loretta a proposito dello stadio, buongiorno, buongiorno ad Alessandro, a Pinuccio, e qua invece è la zona del Lungolago, vedete c'è già un traffico abbastanza importante. Marzia, saluti anche a te, Andrea, buongiorno, l'ora cambierà allora nel prossimo fine settimana, se penso proprio di sì. Bellissima Como, Rudy, buongiorno, la natura ci ha messo del suo, sicuro. Ciao anche ad Ornella, è una meraviglia. Beh, sono contento che oggi vi è piaciuto questo sicuramente insolito risveglio, ma con una Como dall'alto. Allora, quando non ci sarà la mia amica Ornella, dovremo trovare delle location simili. Pizza alla pila, ma va bene così. Antonia, buongiorno magico, un pensiero al bus. Al sub, ah scusami, hai ragione, al sub e alla sua famiglia. Antonia certo ci riporta un po' alla tragica realtà. Ha ragione anche Antonia. Un saluto, ovviamente un abbraccio anche alla famiglia che conosciamo, che conoscevo anche bene personalmente. Saluti anche a Michele, a Giacomina e sono le 7:30, Samantha proprio suona in questo momento, sentite, suonano le campane che sono qua proprio sotto di noi, la zona credo sia quella di Sant'Agostino, e quindi sono le 7:30, quindi come dice la nostra Sciura Ornella è il momento dei saluti. Allora, a proposito della Sciura Ornella, ricordo, domani mattina ci sarà con noi la Sciura Ornella, quindi sarà un altro risveglio molto particolare, però intanto ragazzi gustatevi per chiudere questa splendida cartolina. Raffaella, buongiorno, Silvia da Dongo e anche a Sandra, din don dan, suonano i campan, dalla Francia, Anne, bonjour, i campan, sì, caro Corrado, buongiorno anche a Romano, buongiorno a te, ad Andreina, tanti tanti cari saluti a tante persone che magari a volte non ci scrivono sempre, ad Alca, buongiorno, anche a Italo, dalla Spezia, se non sbaglio, buongiorno Italo, grazie, grazie, va bene, da Como che si risveglia, domani sono in ospedale. Spero niente di grave. Buongiorno a tutti, anche da Luisa. Ciao Luisa, buongiorno, buongiorno anche a te, cari saluti e grazie di averci seguito. Che bello spettacolo. Marcella, buongiorno a Michela, anche a te, cari saluti. Va bene, noi ci fermiamo e i saluti qua. Dolorata, buongiorno anche a te, con questa Como particolare. Sembra da dire Como by night, in realtà adesso arriva. Però vedete, la giornata è un po' così, ci sono tante tante nuvole che ancora fanno da conto. Vedete qua, tantissime nuvole sopra di noi. Va bene, c'est magnifique, Anna, buongiorno, très joli, mi viene da dire. Anna, bonjour, très joli, la nostra Como. Grazie e buongiorno a tutti voi.